un'orgia di distruzione. Ecco come venne definito dal geologo russo Leonid Kulik il più grande scontro cosmico che la storia recente ricordi, la caduta di qualcosa sulla taiga di Tungus nella regione di Krasnoyarsk. L'evento è noto a molti. La notte del 30 giugno 1908 una scia di fuoco illuminò il cielo per un raggio di 600 km. Poi avvenne l'esplosione. La Terra, ferita, sussultò. Persino gli osservatori di Londra e Potsdam ne registrarono le scosse, mentre in quella desolata regione siberiana si scatenava l'inferno. 80 milioni di alberi andarono distrutti, creando il deserto su più di 5.000 km quadrati. Per fortuna, la zona era poco popolata, per cui non si ebbero perdite di vite umane. Se l'incidente spaziale fosse successo soltanto pochi attimi prima, sulla traiettoria del bolide si sarebbe trovata Leningrado e la metropoli avrebbe cessato di esistere. I danni comunque non poterono venire accertati subito, date le difficoltà esistenti per raggiungere il posto. Solo nel 1927 il primo gruppo di scienziati arrivò sul luogo. Fu possibile così raccogliere anche le testimonianze di chi aveva vissuto quella drammatica notte. «Il cielo pareva in fiamme», raccontò un cittadino che abitava poco distante dalla zona della morte. «C'era un caldo talmente insopportabile che la mia camicia minacciava di prendere fuoco. Sembrava che tutto dovesse incendiarsi. Non mi ero ancora reso conto di quanto stava accadendo quando la luce abbagliante scomparve. Un attimo dopo, una tremenda esplosione mi sbalzò a terra. Le finestre e le porte di casa mia andarono in pezzi e sull'aia piovvero grossi cumuli di terriccio». Nella zona della catastrofe, i Tungusi, una popolazione nomade stanziata fra il fiume Zhenjiang e le rive del Pacifico, dedita alla caccia, alla pesca e all'allevamento del bestiame, riferirono di essere stati storditi da un'improvvisa vampata di calore insopportabile, mentre alcuni tratti delle vicine foreste venivano incendiati con tende e capannoni. Molti cavalli e molte renne morirono e in un raggio di circa 30 km gli alberi risparmiati dalle fiamme furono trovati abbattuti o addirittura sradicati. E il giorno dopo seguì una pioggia nera mai vista prima. A 600 km di distanza dall'epicentro dell'esplosione, nella regione di Kansk, i pescatori ebbero le barche rovesciate dall'onda d'urto, case di legno vennero gravemente danneggiate e scoperchiate, contadini furono storditi o gettati a terra. I macchinisti della ferrovia transiberiana fermarono appena in tempo il treno, sentendo i vagoni vacillare e vedendo i binari tremare davanti a loro. Oltre che dagli osservatori, lo straordinario evento fu avvertito da vari studiosi e da numerosissimi cittadini. Vennero registrati moti sismici, perturbazioni del campo magnetico terrestre, con stranissimi fenomeni. In Gran Bretagna, la gente si rivolse ai giornali, i quali non seppero però dare alcuna spiegazione. Una signora di Huntington scrisse al Times: «Il 1° luglio, dopo mezzanotte, il cielo era talmente chiaro da rendere possibile la lettura di qualcosa scritto a caratteri grandi». Nella Cina nord-occidentale, ci dicono le cronache, il cielo venne invaso nelle notti seguenti da una luce innaturale e verso nord comparvero strani bagliori purpurei, i quali non avevano nulla a che fare con le aurore boreali, ma erano piuttosto paragonabili a quelle mostratisi dopo le eruzioni del vulcano Krakatoa del 1883.
All'epoca della vicenda, la Russia zarista stava attraversando una fase molto travagliata e l'eccezionale avvenimento passò quasi sotto silenzio. Tanto che Leonid Kulik ne sentì parlare soltanto 13 anni dopo e subito si chiese, da quell'appassionato studioso che era, quale fosse stata la causa del disastro. La caduta di un meteorite, ne dedusse. Un meteorite ancora più grande di quello che, 25.000 anni prima, aveva formato il gigantesco cratere di Beringer, in Arizona. Nel 1927 Kulik riuscì finalmente a organizzare una spedizione che giunse a Tajsut, in treno, e proseguì poi per 600 km di taiga ghiacciata sino a Vanavara, nelle immediate vicinanze della zona colpita, dove raccolse testimonianze che sembrarono appoggiare la tesi dello scienziato. La neve bloccò il gruppo, ma nonostante le pessime condizioni atmosferiche, Kulik proseguì con un suo collaboratore e alcune guide locali. Man mano che si dirigevano a nord, il paesaggio presentava scene di terribili sconvolgimenti. Abeti sradicati, troncati e anneriti. Così Kulik descrisse questo paesaggio da incubo. Da dove ci troviamo non c'è in vista alcuna foresta. Tutto è stato devastato e bruciato. Ai confini della zona colpita, gli alberi sembrano volerla sfuggire, si piegano verso l'esterno, alla ricerca del sole e della vita. Un'angoscia terribile ci ha invaso. Lo scienziato avrebbe voluto raggiungere al più presto l'epicentro della catastrofe, ma le guide tonguse si rifiutarono di procedere oltre, temendo di incontrare il dio del fuoco. Egli dovette tornare a Vanavara per reclutare altri uomini meno superstiziosi. Dopo un mese arrivò sul luogo, ma incontrò una grossa delusione. Non c'era traccia di crateri né di frammenti meteorici. Nemmeno le spedizioni organizzate negli anni seguenti da Kulik, con mezzi più considerevoli posti a sua disposizione dal nuovo regime sovietico, fornirono alcuna prova dell'impatto di un meteorite. Qualunque fosse l'oggetto che aveva provocato la tremenda esplosione, esso non doveva quindi aver toccato terra. Nel 1930, l'astronomo sovietico Astapovic e il meteorologo inglese F.J. Whipple formularono un'altra ipotesi. Il corpo esploso sulla Tunguska doveva essere una cometa. In genere ci si raffigura una cometa come una formazione luminosa con una testa e una coda, ma non è sempre così. Ogni anno decine di comete passano accanto alla Terra senza essere notate, o sono troppo piccole o non hanno addirittura una coda. Il loro nucleo a poco si consuma, riducendosi a un agglomerato di materiali solidi di scarsa consistenza. Alle medesime deduzioni di Astapovic e di Whipple giunse, dopo spedizioni e osservazioni effettuate con elicotteri nel 1938, nel 1961 e nel 1962, il geochimico sovietico Florenskij. Egli scoprì una striscia di polvere cosmica che si estendeva per 250 km a nord-est del luogo dell'esplosione. Striscia costituita da magnetite e pietrisco vetrificato dal calore dell'impatto, con innumerevoli particelle di metallo e di silicato amalgamate, il che, disse, lasciava via libera solo a una conclusione. Doveva trattarsi di una cometa esplosa all'urto con l'atmosfera. La cometa sarebbe stata quella di Inc, o meglio, una parte di essa. Lo sostenne anche l'astronomo cecoslovacco Lubor Kresak, notando che l'orbita dell'oggetto della Tunguska, calcolata in base all'angolazione di caduta, era molto simile all'orbita della Inc. Ma se davvero era così, ci si chiese, come mai nessun astronomo ne aveva segnalato la presenza prima della caduta? Lo studioso sostenne che il frammento cometario aveva un diametro di soli 100 metri, con una massa di circa 1 milione di tonnellate,
ma altri si mostrarono scettici al riguardo, obiettando inoltre che tutti i detriti interplanetari sono generalmente composti da pietre di bassa densità, contenenti tracce di ferro, il che vale sia per la testa delle comete sia per le meteoriti. Una di queste, la notte del 31 marzo 1965, era esplosa, con conseguenze simili a quelle dell'oggetto siberiano, sopra i centri canadesi di Revelstoke e Golden, 400 km sud-est di Edmonton, nella provincia di Alberta, illuminando 1 milione di chilometri quadrati e liberando un'energia spaventosa. Da tali considerazioni partirono gli scienziati dell'Istituto di Geochimica e Fisica Minerale di Kiev per giungere alla conclusione che quella della Tunguska era appunto un meteorite. A convincerli fu anche la presenza nella zona di minuscole sfere nere con un nucleo di diamante, poiché questo materiale si trova in zone di origine vulcanica, mentre la Siberia non lo è, si dovrebbe poter dedurre con certezza che sia stato portato da un meteorite. Gli esperti di Kiev calcolano che il suo peso sia stato di 4.000 tonnellate. Cozzando contro il nostro involucro atmosferico, sarebbe esplosa, lanciando tutti intorno milioni di particelle. Ecco il motivo della mancanza di un cratere. L'ipotesi cometaria o quella meteorica spiegherebbe dunque l'enigma siberiano? Molti ne dubitano, alcuni tirano in ballo altre ipotesi, come quelle dell'incontro della Terra con uno dei famosi mini buchi neri, che servono a sostenere un po' tutte le teorie cosmiche più strambe, e dello scontro del nostro globo con un frammento di antimateria proveniente da un'altra dimensione. Ma c'è anche chi, pur formulando ipotesi che paiono fantastiche, potrebbe forse, come vedremo, avvicinarsi alla realtà.